Perché noi abbiamo la possibilità di fare esperienza del Cristo risorto e di fare esperienza continuamente nell'Eucarestia, nel segno dell'Eucarestia, di questo pane consacrato, di questo vino consacrato, che diventano la presenza di Gesù. Fare esperienza è un'altra cosa. Fare esperienza significa condividere. E Nicodemo anche lui farà esperienza, ma farà esperienza alla fine della vita di Gesù, quando vedrà Gesù, ecco, morire in quel modo. Così come farà esperienza anche il centurione, che vedendo Gesù morire in quel modo dirà: questi veramente era figlio di Dio. Così come ha fatto esperienza anche Bernardo, dopo aver passato attraverso la prova, la croce della guerra. Ecco allora che la risurrezione, stiamo vivendo il tempo della risurrezione, il tempo della Pasqua, non è il tempo in cui la croce viene annullata, ma è il tempo in cui la croce diventa il luogo dell'esperienza, il passaggio obbligatorio attraverso il quale tutti quanti noi, ecco, siamo invitati a fare. E quell'esperienza allora diventa davvero il luogo in cui solo ed esclusivamente possiamo comprendere Gesù. Ecco, l'augurio che io faccio a me e a ciascuno di noi, di non scandalizzarci mai della croce, ma di vederla davvero come il luogo attraverso il quale si viene alla luce, si rinasce nella vita nuova.